L'apertura alla trota è uno dei momenti più attesi da quasi tutti i pescatori di acqua dolce perché gli abbiamo dato tempo alle trote di fare all'amore. Ed è arrivato finalmente il momento di tornare a rompergli le scatole. Non ho mai fatto l'apertura alla trota in vita mia, ma quest'anno voglio farla. Per l'occasione voglio ovviamente costruire un'esca, grande classico della trota che è il jerk. Quindi farò un jerkettino, probabilmente affondante. Forse voglio ispirarmi alla colorazione che ha fatto Federico Marrone in uno dei suoi video, che è color spinarello. Veramente figo, ragazzi. Perché se non sapete chi è Federico, si occupa di urban fishing e fanno delle esche fighissime sia per la pesca alla trota molto specifica che anche per altri tipi di pesca. Hanno un'azienda fighissima, andate a guardare il sito. Non lo sanno neanche che li sto nominando in questo momento, però sono artigiani, sostengono tantissimo quello che fanno e mi piacciono tantissimo i loro prodotti, quindi dategli un'occhiata. Lo faccio di 7 centimetri circa, affondante. Piccolino, così. Semplicissimo proprio. Madonna che occhio grosso che ho fatto, raga, in proporzione. Soliti attrezzini cinesi immancabili, raga, ormai non me ne separo più. Sono veramente una rivoluzione per quanto riguarda levigare i dettagli. Cioè, il concetto è semplicissimo: c'è carta vetrata adesiva e un pezzetto di fibra di carbonio. Ce l'appiccichi sopra e c'è uno strumento per levigare fantastico. Ole! In tagli semplicissimi. Madonna, raga, quanto ci sto a mettere a fare questa armatura? Non lo so perché. Paletta, la faccio in Lexan, mi sa. No, anzi, la faccio con la fibra di vetro. È bellino sto materiale. Cioè, è resistentissimo, però si taglia con le forbici. Tipo il materiale perfetto. Olè. La cavità che ho fatto è più larga. La cavità era un sacco che lo dicevo. È un bel po' più larga comunque. Va bene, poi ci metto un po' più di resina e via. Ma che differenza una volta impermeabilizzata, cambia proprio colore. Più bella, più dettagli, si vede meglio tutto. Si vedono meglio anche i difetti quando la impermeabilizzi. Per fortuna questa ne ha pochi. Immagino che due palline di queste basteranno. Forse anche meno. Per queste esche userò ami singoli e mi sono arrivati questi. Sono una novità della Mustad. Si chiamano i Ruthless Inline Mego Gomberi. E sembrano veramente carini. Non li ho ancora provati. Però già il packaging mi piace un sacco. Sono un po' grossi, forse. Forse sono troppo grossi per la nostra esca. Non ne ho di più piccoli, mi sa, di questo modello. Ma che peccato, guarda, perché sono veramente belli e li avrei troppo voluto provare. Però mi sa che non vanno bene. Sì, sono decisamente grossi. Vabbè, pazienza. Userò dei classicissimi ami singoli. Di solito li appoggio e basta, ma oggi li voglio mettere bene perché devo essere sicuro che non si ingarbuglino tra di loro. Boom! Galleginator! Vediamo se affonda, se galleggia, quello che fa. Galleggia male. Galleggia male. Ah no, ecco, la si era fatta una bolla d'aria nello scotch. Ok. Slow sinking. Come la volevo, affonda leggermente di culo, quindi metterei un piombo un po' più in testa. Vediamo un po'. Perfetta, perfetta, proprio come la volevo. Non devo fare nient'altro che mettere il piombo nella posizione in cui sta adesso. Forse è un po' grossa sta paletta, eh? Forse potevo farla un pochino più piccola. Ci
siamo quasi. Ora gli do un'altra ripassata di colla perché l'ho un po' levigato troppo e qui non è più impermeabile. Ok, perfetto. Voglio fare uno spinarello, una parte superiore tendente al verde e poi ha dell'arancione sulla pancia e sotto le branchie. C'è da fare un po' di lavoro. Sembra che abbia tipo delle righe concentriche. Ok, ho creato uno stencil. Mamma mia, ragazzi, ci ho messo una vita. Va bene, mi reputo soddisfatto della colorazione, mi piace un casino. E siccome è come la cacca, è più la tocca e più puzza, io eviterei di fare danni, quindi me la tengo così, mi piace un sacco. Ricorda un po' uno spinarello. Certo, quelli di Urban Fishing sono fatti meglio, devo dire. Però dai, mi piace come è venuto. Sotto gli ho fatto la pancia mezza arancione e mezza tipo salmone. La volevo fare più bianca, però forse mi piace di più così. E questo è quanto. Mettiamogli un occhietto e vediamo come ci sta. Eccolo qua, completo, con l'occhietto. No! Mi è caduto! Ero stato così bravo! Cioè, non ci posso credere. Però non gli è successo niente, per fortuna. Buono così. Mini betoniera di Tycoon Lures. La betoniera è una svolta perché tu ci metti una biglia dentro e quella miscela in modo completamente omogeneo. Se tu lo fai col pennello ti fa spesso le bolle, invece così facendo tu ti assicuri di avere una resina mischiata perfettamente e soprattutto senza bolle. Aspettiamo un giorno, ho deciso che gli do una seconda mano di resina. Holy! Esca prontissima ad essere lanciata. Purtroppo l'ho lasciata 4 giorni nel resinator, ma nonostante tutto la sono andata a toccare perché sono un cretino e l'ho un po' opacizzata sulla groppa. Di lato per fortuna non l'ho toccata, quindi è ancora perfetta. Non so cosa sia successo, ma credo che questa resina sia un po' troppo vecchia e dopo 2 anni il componente B potrebbe aver perso il suo potere di catalisi, perché ci ha messo troppi giorni a catalizzare, non è normale. Pancia arancione, groppa verde scuro e queste belle branchie e squamettine, molto simmetrica. Tra le altre cose, oggi sono tornato a casa, avevo 2-3 orette libere, ho detto sfido me stesso, vediamo quanto ci metto a costruire un'esca. Ci ho messo 2 ore e mezza. Eccola qua, veramente brutta, però volevo vedere quale fosse il minor tempo possibile per costruire un'esca. Però dai, alla fine non è proprio bella, ma non è neanche una busta a pedali, diciamo. Ametti messi, oggi è sabato, domani è domenica, apertura della trota. Riuscirò per la prima volta in vita mia a farmi una pescata il giorno dell'apertura, spero. Ci vediamo domattina in acqua. Ciao belli! Bim! È domenica 25 febbraio, sono riuscito ad andare a farmi l'apertura. In realtà ancora non sono arrivato al fiume, ma ci sono davanti e dietro di me. E purtroppo ho lasciato la GoPro a casa della nostra amica che ci ospita e non posso svegliare tutti per andare a prenderla, quindi porca vacca, c'ho solo la Insta360, che però ho solo una batteria, quindi non durerà all'infinito. E soprattutto non so come attaccarmela al collo perché non ho l'adattatore. Vabbè, mi preparo e vedo che riesco a fare, se no torno a casa e sveglio qualcuno e prendo la GoPro. Non lo so. Ci vediamo in acqua. Allora, sono riuscito a incastrarmi la Insta360 nei pantaloni, non so come. Avrete una prospettiva un po' laterale oggi. Io ora devo scendere qua sotto. Guardate che schifo. Tutti i panni, tutta monnezza. Ma io dico, ma perché lo fanno le persone? Cioè, perché nel fiume? Buttare su una strada e poi qualcuno... Ecco, perché nel fiume? Proprio un brutto gesto.
Oh mio Dio, ragazzi, è pieno di topi. Bene, devo solo arrivare là. Bene, vediamo come nuota. Madonna, raga, che nuoto. Non so se riuscite a vederla. Forse anche un po' troppo estremo. A tal proposito mi sono portato delle forbicette e una carta vetrata per modificarla e vedere se voglio rendere il nuoto un po' più morbido. Primo lancio. L'acqua è veramente gelida. Solita storia, se non apri l'archetto l'esca non parte. Minchia, ragazzi, c'è una corrente clamorosa in questo fiume. Ah, come canna e mulinello oggi sto usando il Tatula della Daiwa abbinato al detector ultralight e light spinning della Mustad, ragazzi. Perché non tutti lo sanno, ma anche Mustad fa le canne. E devo dire, ragazzi, che questa è veramente un gioiellino. Ancora non ho visto inseguimenti comunque. Vediamo un po' come procede. Madonna, ragazzi, c'è una nutria gigante. Tutta proprio così. Ah, che bellina però. Il signore stava già tipo alla trentesima trota, ha detto. Mamma mia, raga, io neanche una ancora. Il problema è che sono veramente piccole. Infatti forse mi ridimensiono un attimo e passo a qualche esca piccolina. Che tra l'altro non ho portato, mi sa, ora devo controllare. Vediamo cosa c'ho, ma non credo di avere esche adatte. Beh, qualcosa di interessante l'ho trovato. Il trout snack dell'Omerol. Vediamo come va. Pesce! No! Slamato, cavoli! Ah, benissimo! Speravo di poter salire qua sopra, cavolo! L'unico problema è che ho visto che ci sono altri tre pescatori, raga. Vi giuro, pensavo che sto tratto di fiume non fosse così popolato. Il giorno dell'apertura è assurdo, eh! Mi hanno seguito una trota fino a qua sotto proprio. È giunto il momento di provare lo sgorbio che ho fatto ieri. Affonda e nuota bene, raga. Raga, mi ha mangiato un enorme. Assurdo, sullo sgorbio. Riprovo con l'esca ufficiale del video, ma gli rimpicciolisco un po' la paletta, perché secondo me gliel'ho fatta troppo grossa. Siccome sapevo che avrei fatto una schifezza con le forbicette, mi sono portato un pezzo di carta vetrata. Botta, raga, prima mangiata sull'esca del video. Oh, di nuovo. No, raga, assurdo. Due botte in canna di seguito. Mannaggia. Mannaggia. Sto prendendo un sacco di mangiate, ma non si allamano. Pesce. Sì. Sì. Finalmente. Una trotina. Finalmente, raga, finalmente. La salutiamo. Vai. Un'altra. Bella questa. Oh yes, un'altra, assurdo. Ci ha sbloccato la situazione il trout snack della Omerol. Per fortuna, due pesci di seguito, si sono svegliate, eh? Guarda che belle pinne. La salutiamo, ciao. Presa. Ma avrà mangiato 10 volte, raga. Ecco. Sì. Madonna, raga, che gioia che mi sta dando sto trout snack. Assurdo, eh? Funziona proprio bene. E salutiamo anche lei. Vai. Si è tipo sbloccata la situazione. A saperlo non mi svegliavo all'alba. Pesce. Sì. No, l'ho perso. Eccolo, di nuovo. Pazzesco. Scappottini, raga. Scappottini. Vieni qua. Vieni qua. Sì.
Questi scappottini, lo sapevo che usciva fuori prima o poi. Doveva essere un video dedicato alla mia esca, ma alla fine la protagonista è diventata Trout Snack della Omerol. Guardate che pesce, veramente figo raga, veramente figo. Salutiamolo, anche lui. Vai bello. Anche Mr. Scappottini è venuto a fare un saluto. Ancora, da fermo, pazzesco. Eccolo, no, maledizione, ce l'avevo fatta a prendere una trota con l'esca del video, invece si è slamata, maledetta. Niente raga, ho compreso qual è il problema di quest'esca, l'ho fatta troppo rotonda e questo gli dà una scarsa stabilità, soprattutto in corrente. Forse è questo il suo più grosso limite in questo tipo di pesca, magari a bass o altre cose potrebbe essere una bomba, perché comunque è suspending, gerca bene, però sulla corrente rapida purtroppo non ce la fa. Bim! Salto temporale, sono passati 5 giorni, sono tornato al fiume, oggi è in condizioni sembra anche migliori dell'ultima volta. Oggi esplorerò gli stessi posti dell'altra volta, ma anche posti nuovi, quindi voglio scendere qua sotto, che era particolarmente buono, farmi due lancetti proprio qua sotto, e poi skipparmela e andarmene verso un altro posto che mi hanno indicato, vediamo come va. In acqua, via! Oggi c'è una cosa bellissima in corso, ovvero non ci sono altri pescatori. L'altra volta era pieno di gente che pescava, stamattina non c'è nessuno, perché non è domenica. Cominciamo ovviamente con lei. Primo lancio. Oggi mi sono portato un sacco di rotantini per fare ricerca, però purtroppo non ho gli ami singoli. Mi rimetterò a rompere una delle tre ancorette e a schiacciare dal biglione le altre due. Già così riduciamo drasticamente le possibilità di far male ai pesci. È tipo mezz'ora già che pesco e non ho ancora visivamente visto un pesce. Non ho avuto inseguimenti né niente. E si è anche messo a piovere. Che bello, sono felice. Squadra che vince non si cambia, riprovo con la Omerol. Ok, ho acquisito un po' di sicurezza con i primi inseguimenti. Ui. No. Cioè, mi ha mangiato un pesce talmente piccolo che neanche avevo capito se ce l'avevo in canna o no. Torno in missione, tanto non mangiano neanche sulle cose piccole, quindi non è l'esca, è proprio che non sono attive. Magari stimolo quella grossa. Sì! Non ci posso credere! Finalmente sul jerk! Finalmente! Sì! Sì! Sì, raga, sì! Cazzarola, sì! Appena ho cambiato, poi! Pazzesco! Che bello! Allora voglio fare una foto e poi la rilascio. Che meraviglia raga, quanto sono felice, non ve lo immaginate. Sotto la pioggia, dopo due ore di lanci a vuoto, è arrivata lei. Sotto il diluvio, ha iniziato a piovere tantissimo, è arrivata. Sì! Che meraviglia! Ho scappottato con la mia esca! Bello! Raga, ma che lanci mi sto a fa oggi? Sto in formissima, eh? Pesce! Quando fai il lancetto sotto sponda, raga, è facile. Mangia, mi sa che è un cavetano. Che da come ha mangiato, sembra proprio lui. No, è una trota! Vieni qua, ah, ho perso, mi sono incastrato il guadino. Beh, va bene, dai. Ma sbattuto sui waders vale come cattura. E come al solito il lancio buono viene ripagato, perché va piazzato proprio a un centimetro dai rovi e loro stanno appizzate lì dietro, no? Quindi tu devi metterti là davanti sperando che ci sia. E siccome sto... pesce. No, era bella questa, raga. No, raga, mi ha mangiato qua, ma l'avete vista? Pesce, bella. No, abbiamo finito questo tratto, quindi cambiamo, andiamo a esplorare un posto nuovo che non conosco. Ragazzi, ho come il sospetto che sta per arrivare una tempesta clamorosa, infatti non so quanto durerà quest'altra pescata. Eccoci nel posto nuovo, un ambiente completamente diverso, un fiume enorme e io ho un guadino molto corto. Ho appena visto una trota immensa qua sotto, c'è un sacco di corrente, il posto è figo ma c'è un sacco di corrente.
Questo posto è tostissimo. Bello, ma tosto. Vado a vedere se trovo altri posti. Ok, raga, nuovo posto. Immancabile la monnezza. Maledetti. Cioè, guardate che acqua, raga. Con gli occhiali polarizzati è un'altra storia, devo dire. In video non rende moltissimo, ma guarda che meraviglia. Il problema è che non trovo un punto d'accesso. Forse è laggiù. Ora provo. Johnny Nutria! Johnny Nutria è qui! Spot incredibilmente bello, ma anche povero di pesci, raga, non vedo un pesce. Allora, buoni tutti, raga, perché forse ho trovato uno di quei posticini che piace a me. Ruscelletto piccolo, ho visto dal ponte che c'è qualche trota. O almeno mi sembrava fossero trote, ma cambia poco. Se sono capitani meglio ancora. No, raga, ce ne stavano tantissime. L'ultimo passo l'ho fatti scappare tutti, raga, da pieno di pesci. Qua, raga, ci vuole solo una cosa, il rotantino. Quella cascatella secondo me è tanta roba. Giuro che mi aspettavo una mangiata al primo lancio. Nonna, l'acqua che mi sto pigliando, raga. Eccola! Lo sapevo che c'erano. Ha messo i scappottini! Qua non ci sono le trote, ci sono gli scappottini. Bello lo stesso. Che figo. Eccolo, mannaggia. Ora voglio andare a vedere sotto quel ponte perché sembra veramente figo. Esce. Ecco, ecco, altro che vedano. Minuscolo questo. Uno scricciolino. Vai. Pesce. Bello. Bel pesce, bel pesce. Un bel pesce, il migliore di tutti finora. Anche vedano. Mister Scappottoni. Vai, bello. Che giornata, raga. Oh, mi raccomando, iscrivetevi al canale che siamo attualmente quasi a 40.000, ma voglio arrivare a 50.000. Quindi dai, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!